Buongiorno a tutti amici e amiche di Volon Bright, siamo qui oggi dopo la finale Italia-Corea di Paris Hockey con l'allenatore Massimo Darin. Innanzitutto volevamo chiederti, essendo un torneo commemorativo, un ricordo su Andrea Chiarotti. Beh, sai, un ricordo, se vuoi, in questa occasione sembra un po' triste, poi giocando e facendo le partite un po' tutto passa, però è un ricordo sempre nel nostro cuore, ci sarà sempre, lui è quello che mi ha portato anche me dentro qui. Nel lontano 2005, sono tantissimi anni che sono dentro, e lui è quello che ha un po' fondato anche il movimento, però io e lui siamo stati anche molto amici, abbiamo giocato insieme a hockey su ghiaccio in piedi, prima che lui avesse l'incidente, nella Valpellice, è stato mio assistente allenatore, ha allenato insieme a me anche squadra di hockey ghiaccio, e quindi per me era una persona carissima, è una mancanza enorme per noi, anche per il movimento. Anche perché lui era uno che riusciva a metterci un po' tutti d'accordo, a mediare, e soprattutto era una persona incredibile. Ci mancherà a tutti, a me mancherà per sempre, credo, però proprio in queste occasioni è anche bello ricordarlo, è anche bello guardare a lui per tutto quello che ha fatto, essere qui a raccontare per un livello di sledge, come di questo livello, che è un livello alto. Ok, credo che a discapito del risultato comunque sia stato onorato alla grande per dell'ottimo hockey. Mentre invece dal punto di vista tecnico c'è stata effettivamente poi una crescita già solo durante le partite della squadra e dei singoli? Sì, no, sicuramente, sai, è un primo torneo, diciamo che ad aprile non abbiamo più giocato delle partite internazionali, era una squadra nuova, una squadra giovane, 5 innesti nuovi. Mancava ancora qualche giocatore che non abbiamo chiamato per fare appunto fare esperienza a questi nuovi. Devo dire che è tutto molto positivo. Logicamente il campionato del mondo è ancora lontano, sarà alla fine di aprile, primi di maggio. Abbiamo tempo ancora per migliorare molto, questo deve essere un punto di partenza, soddisfacente anche per il risultato ottenuto, perché comunque ce la siamo giocata bene, abbiamo fatto anche delle belle vittorie, però ripeto, un punto di partenza per tutti per migliorare ulteriormente. L'immagine di miglioramento di una parte della squadra, soprattutto i giovani, è ancora notevole, quindi dobbiamo crescere e essere mondiali per giocare come sempre le nostre chance. Ok, ultimo, c'è stato un momento, time out in power play, hai richiamato i ragazzi, gli hai dato indicazioni e subito dopo hanno segnato un bellissimo gol. Cosa gli hai detto di così particolare? No, secondo me era l'unica occasione che avevamo, perché è difficile, ho visto che non hanno dato tante penalità. Quindi c'era, diciamo, già prima la prima linea alla pista, è servito molto anche per rifiatare, per prendere, perché i 5-6 giocatori di qualità avevano appena finito un cambio, quindi quello è servito a quello soprattutto, per prendere fiato, per riposarsi, e poi logicamente alcune indicazioni, mettere pressione avendo una superiorità numerica a due giocatori, cercare qualche rischio anche appunto perché comunque sei sotto di due gol, devo dire che è arrivato anche il gol. Dispiace secondo me in questa partita il fatto dopo, se vuoi, che avevamo comunque ancora due occasioni da gol per pareggiare, non le segni, purtroppo l'hockey, lo sport è così, sbagliando poi abbiamo pagato e poi non c'era più tempo, perché nello sledge, essendo uno sport più lento rispetto all'hockey ghiaccio, almeno un quinto credo come velocità, e quindi non, diciamo, non è che se manca un minuto e mezzo chi gioca a difendersi è un po' avvantaggiato. Quindi basta mettere fuori due dischi e fai fatica a entrare. Quindi diciamo che quello che potevamo fare abbiamo provato e sono contento perché i ragazzi si sono applicati bene e qualcosa è arrivato. Quando hai due chance da gol c'è poco da dire. Ok, allora grazie mille, ancora complimenti per la bellissima partita e in bocca al lupo per i mondiali. Grazie a voi. Ciao. Grazie.